Good morning, ladies and gentlemen, and welcome. Ladies and gentlemen, today Maserati embarks on a new journey. Maserati Levante debutta al Salone dell'Auto di Ginevra. Il primo SUV della Casa del Tridente è protagonista in anteprima mondiale al Salone Internazionale dell'Auto di Ginevra. Maserati ha scelto l'86esima edizione del Salone Internazionale dell'Auto di Ginevra per presentare il primo SUV della sua storia centenaria, il Levante. Come per molti Maserati del passato, il nome è ispirato a quello di un vento. Il Levante è un vento caldo del Mediterraneo, capace in un istante di trasformarsi da lieve brezza a impetuosa forza della natura, rispecchiando il carattere del primo SUV Maserati. Levante rappresenta il completamento della gamma Maserati e insieme a quattro porte, Ghibli, Gran Turismo e Gran Cabrio, offrirà l'opportunità di coprire integralmente l'offerta sul mercato globale delle automobili di lusso. Design, esclusività e performance sono le parole chiave che descrivono questa nuova Maserati. Lo stile è tipicamente italiano, caratterizzato da linee mozzafiato e stilemi del marchio Maserati. Gli interni sono stati creati utilizzando i materiali più ricercati e piacevoli al tatto, dalla finissima pelle all'esclusiva seta Ermenegildo Zegna, realizzata con un procedimento brevettato dal lanificio Zegna di Trivero. La spaziosità degli interni, enfatizzata dal tetto apribile panoramico, è unita alle filanti linee esterne da coupé e dell'aerodinamica migliore della categoria, con un coefficiente CX di appena 0,31. Il nuovo SUV della Casa del Tridente è basato sull'architettura delle berline quattro porte Ghibli, ulteriormente sviluppata e messa a punto per essere adeguata alle aspettative del nuovo segmento di mercato in cui Maserati entra per la prima volta. La tecnologia di cui ogni Levante è dotato è stata studiata per offrire le migliori performance sia su strada che in fuoristrada. La sofisticata sospensione a doppio quadrilatero all'anteriore e multilink al posteriore, abbinata ad ammortizzatori elettronici a smorzamento controllato e a quattro molle ad aria regolabili, consentono durante la guida fino a 5 differenti livelli di altezza da terra, oltre ad un ulteriore livello ribassato per il parcheggio, contribuendo radicalmente alla maneggevolezza del veicolo. Inoltre, con il baricentro più basso della categoria, una distribuzione dei pesi perfettamente bilanciata tra anteriore e posteriore 50-50, alti livelli di rigiditezza flessionale e torsionale e un differente posteriore autobloccante meccanico di serie, Levante offre nella guida su strada le prestazioni e le emozioni tipiche di ogni Maserati. L'altezza da terra regolabile del corpo vettura è particolarmente utile nella guida in fuoristrada e garantisce un comfort di bordo ai vertici della categoria. Quando portata al minimo da terra, consente al veicolo le migliori prestazioni sportive. Levante è dotato di motorizzazioni V6 Twin Turbo a benzina da 3 litri con potenze da 350 a 430 cavalli e di un propulsore diesel V6 Turbo da 3 litri con 275 cavalli. Tutte le motorizzazioni sono accoppiate al sistema di trazione integrale intelligente Q4, capace all'occorrenza di trasferire istantaneamente la coppia tra gli assali al cambio automatico ad 8 velocità e dotate di sistema start e stop integrato. Lato prestazioni,
Il Levante S 430 cavalli copre lo 0-100 km/h in 5,2 secondi, ha una velocità di punta di 264 km/h, consumi ed emissioni sul ciclo combinato rispettivamente di 10,9 litri per 100 km e 253 grammi di CO2 a chilometro. Il Levante, 350 cavalli, scatta da 0 a 100 in 6 secondi e raggiunge una velocità massima di 251 km/h, con consumi ed emissioni sul ciclo combinato rispettivamente di 10,7 litri per 100 km e 249 grammi CO2 km. La motorizzazione diesel di Levante, 275 di cavalli, copre 0-100 in 6 secondi e 9, ha una velocità di punta di 230 km/h, mentre consumi ed emissioni sul ciclo combinato sono rispettivamente di 7,2 litri per 100 km e 189 grammi CO2 km. L'interfaccia uomo-macchina di bordo è basata sull'evoluzione del sistema Maserati Touch Control, totalmente rivisto ed evoluto per offrire ancora più funzionalità ed ergonomia. Lo schermo ad alta risoluzione da 8,4 pollici è capacitivo e, oltre a rispondere al tocco, può essere comandato dal nuovo selettore circolare posizionato sul tunnel centrale. A richiesta sono disponibili evoluti sistemi di ausilio alla guida, come il controllo adattativo della velocità di crociera con funzione stop and go, l'allarme anticollisione, la frenata automatica di emergenza e l'avviso di deviazione della carreggiata. Ulteriori opzioni includono il rilevamento di veicoli nell'angolo cieco, la telecamera perimetrale per l'ausilio alla manovra e il portellone posteriore motorizzato. Per Levante sono previsti due pacchetti opzionali, uno Luxury e l'altro Sport. Ognuno è caratterizzato sia da contenuti estetici sia tecnici e permettono al cliente di personalizzare la vettura sia sugli interni sia sugli esterni. Anche la lista di accessori, specificatamente concepiti e progettati per assecondare elevati standard di qualità e funzionalità della vettura, è la più vasta di sempre, spaziando dalle soluzioni che facilitano le operazioni di carico-scarico dal vano bagagli agli oggetti di utilità quotidiana, fino alle diverse opzioni legate al trasporto su tetto o rimorchio. Maserati Levante viene prodotto presso l'impianto di Mirafiori a Torino all'interno di un'area dedicata, completamente riprogettata e modernizzata. Le prime vetture sono già uscite dalla linea di montaggio e la commercializzazione in Europa è prevista a partire dalla prossima primavera, a cui seguirà il resto del mondo. Il prezzo ufficiale per il mercato svizzero, dove Levante ha debuttato, è di 75.900 franchi.